approfondire l'argomento. Come vedete, un libro che in realtà parla di Lean, è un libro che parla di come strutturare un modello di business per una startup. Esiste la versione in inglese, le informazioni in pagine, utilizzo una mappa mentale. Definisco per ogni pagina generalmente un obiettivo principale, l'avrete già visto in altri moduli, una call to action principale per pagina. Perché un altro modo per raccogliere informazioni dagli utenti è chiedere dei feedback. Spesso capita di doversi occupare di ridisegnare dei progetti che già esistono. Ad esempio, non so, devo riprogettare magari un e-commerce che in realtà c'è già, piuttosto che, però l'esito è comunque abbastanza positivo, nel senso che comunque su degli e-commerce, diciamo, medi, abbiamo raccolto comunque informazioni. A volte mi hanno chiesto qual è il grado di interazione dell'utente con questa tipologia di strumento. Allora, non posso metterlo, se io metto un feedback post su un sito che fa 100 utenti